Sindaco, mancano poche ore a quella che sarà la partenza di questa prima tappa del campionato mondiale di enduro. Soltanto poche settimane fa ci eravamo visti al casinò per la presentazione. Quali sono le emozioni adesso? Adesso davvero iniziamo a goderci appieno questo spettacolo. Oggi c'è già un'atmosfera davvero di bellissima festa, come si può vedere, e finalmente ci siamo. Quello che appariva un sogno fino a qualche mese fa, adesso è una meravigliosa realtà. Sarà un fine settimana di grande sport, ma anche di grande divertimento. Tra l'altro sono contento perché stiamo accogliendo gli atleti, gli sportivi e tutti, diciamo, gli appassionati di questo sport con una cornice di tempo bellissima. C'è un bellissimo sole, c'è un bellissimo clima, non soltanto meteorologico, quindi invito davvero tutti a essere i nostri ospiti in queste giornate, che saranno di grande festa e di grande sport. Questo è un mondiale, c'è un livello davvero altissimo. E si percepisce nell'aria davvero un'atmosfera speciale. Lei è già grande protagonista con questa organizzazione che forse non si era mai vista in provincia di Imperia. Sì, in effetti devo dire la verità, è una soddisfazione ed è anche un'esperienza che man mano si sta facendo, perché non mi aspettavo quello che sto vedendo in queste ore. È un evento di portata mondiale, lo stiamo vivendo appieno, l'organizzazione sembra funzionare tutto perfettamente, quindi c'è una grande soddisfazione. Quando dicevamo che la volontà era quella di offrire un'offerta turistica anche fuori dalla canonica stagione estiva, ci siamo. Siamo a vivere un bellissimo fine marzo. Tra l'altro col Mondiale, fra qualche settimana avremo un ulteriore appuntamento di grande importanza che è il Barrel, quindi una primavera all'insegna dello sport, del divertimento e delle tante presenze turistiche.